Stasera abbiamo due momenti importanti, abbiamo diviso in questo modo. Il primo momento è la presentazione di un giovane scrittore, che non è il primo in prima fila, ma il secondo è questo qua, è Antonio Moccia da Sanfi, che vince a Cancella, una zona molto nota per Casertano, autore di diversi libri, mi dicevi quattro libri. Ultimi, questi qua, il Sistema Italia, quello prima, un pochino più famoso anche alle note nazionali, è La Terra dei Fuochi. Antonio, è venuto un po' a presentarci questi libri, sempre sulla scia di questa corruzione, questa grossa corruzione della comunità. Lui fa una sorta di cronostoria, ma poi ci mette del suo chiaramente, su tutti gli eventi succedutisi in questi anni. Vi presento Antonio Moccia. Bene così, un po' per... Buonasera a tutti, non riesco a vedere fino in fondo per sassofare abbronzante, non riesco a vedere. Comunque, grazie per l'ospitalità, quindi a Castellammare. Se volete fare poi domande anche, oggi parliamo di Sistema Italia, quindi del fenomeno grosso modo della corruzione, e se volete fare anche domande sulla Terra dei Fuochi o sul problemi chi di voi ha legati al gioco d'azzardo, può farli tranquillamente, perché avendo scritti anche libri su quelle tematiche vi posso dare dei consigli, delle informazioni. Comunque, il libro è strutturato in questi 8 capitoli famosi, quindi becca un po' tutti i partiti, tranne il Movimento 5 Stelle, che ad oggi non ci sono inchieste sul Movimento 5 Stelle, se c'è una becca pure loro, quindi senza problemi. Quindi questi 8 capitoli quindi parlano del PD, di Forza Italia, in modo particolare il capitolo legato a Forza Italia, questo signore Nicola Cosentino, di cui parlerò poi dopo, quando parleremo di corruzione, quindi legata alla regione Campania. E soprattutto, quindi vi spiego brevemente come si manifesta questo fenomeno. Come si manifesta questo fenomeno della corruzione al nord e al sud. Quindi che noi al sud siamo molto più eclatanti nel manifestare questo fenomeno. Al nord sono scoppiati recentemente questi scandali Mose ed Expo, da meridionale in un certo senso un po' ci ho goduto, quindi perché dicono sempre che la corruzione sta qua, i maggiori scandali scoppiano sempre invece al nord. Sulla vicenda Mose, quindi anche sulla vicenda Expo in modo particolare, c'era questa figura quindi di Primo Greganti, che dopo 23 anni torna alla ribalta, quindi non si parlava di lui da 23 anni, perché lui 23 anni fa fu arrestato con l'accusa di corruzione e finanziamento illecito dei partiti per aver versato sul conto Gabbietta una tangente da 1.200.000.000 delle vecchie lire. Quindi lui rientra sulla scena, sul grande teatro, e lui che proveniva da famiglia di contadini, ma a 14 anni lascia la famiglia e si trasferisce a Torino dove lavora nel Lingotto. Poi negli anni 90 diventa anche un personaggio abbastanza importante all'interno del PDS. Secondo i magistrati questa cupola formata da Greganti, e Frigerio promettevano avanzamenti di carriera con la presunta complicità anche di personaggi politici. Poi in questi due capitoli soprattutto trovate moltissime intercettazioni telefoniche che fanno i nomi anche di personaggi abbastanza altisonanti, come ad esempio Bersani, Lupi, Berlusconi, Letta, e alcune intercettazioni sono abbastanza curiose, ad esempio Angelo Paris, ex direttore generale di Infrastrutture Lombarde, che in un'intercettazione dice: io voglio semplicemente una tranquillità per i prossimi 7-8 anni e ti do tutti i lavori che vuoi. Probabilmente si riferiva ad una tranquillità economica, però non lo sappiamo con precisione. Oppure il suo predecessore di Infrastrutture Lombarde, Antonio Rognoni, che dice: io ho troppi soldi sul mio conto e questo non va bene, perché entro Natale mi fanno la patrimoniale.
Secondo i magistrati, questa cupola, diciamo, avrebbe messo le mani su alcuni degli appalti più importanti della manifestazione Expo, ad esempio l'appalto per la costruzione della Città del Sole, appalto da 40 milioni di euro, oppure l'appalto della piastra dell'Expo, questo famoso pannello d'acciaio dove poi dovranno poggiare tutti i 60 padiglioni della mostra, che era un appalto da 149 milioni di euro. Ma improvvisamente nelle intercettazioni si sente anche udire che questa cupola, diciamo, è in fibrillazione perché sta per uscire un appalto da 67 milioni di euro, e quindi si sente udire: bisogna contattare Primo, cioè Primo Greganti, perché il comune è di sinistra, Pisapia è di sinistra, Sale è di sinistra ma non legato a Pisapia, viene tirato in ballo una persona di un certo, il nome di un certo Tito Boeri. Molto curiosa è anche un'intercettazione di Gianstefano Fregelio, che lui dice di aver parlato con il direttore per il Dipartimento della Sicurezza a Roma, Giampiero Massolo, e di avergli suggerito che, siccome i lavori per l'Expo erano in ritardo, di prendere questi 60 padiglioni, spaccarli, diciamo, in blocchi da 4-5 padiglioni, affidare i lavori poi a quelle ditte che già stavano lavorando all'interno del progetto Expo. Il MOSE invece è una vicenda, diciamo, più complicata, perché ha coinvolto un numero più elevato di persone, quindi politici, magistrati delle acque e tutta un'altra serie di funzionari. E vi voglio dare alcune, diciamo, annotazioni. Innanzitutto i costi: si è partiti con 1 miliardo delle vecchie lire, poi siamo arrivati nel 2002 a 2,6 miliardi di euro, nel 2006 a 4,6 miliardi di euro, fino ad arrivare ai 6 miliardi di euro attuali. Speriamo che bastino, quindi, per costruire, diciamo, quest'opera che è, secondo alcuni, è inutile, mentre secondo altri, cioè, perché ci vorrebbe una continua manutenzione, mi hanno spiegato quando sono stato a Venezia. E altra cosa che vi voglio far notare è che questo consorzio che si è occupato dei lavori non ha vinto, diciamo, la gara con un bando pubblico, ma bensì quindi a trattativa privata, quindi un po', però, diciamo, già si sapeva grosso modo a monte a chi si dovevano affidare questi lavori. Terza annotazione che vi voglio fare riguarda, diciamo, un po' il sistema giudiziario italiano, perché sapete quante persone sono in carcere oggi in Italia? Molto spesso si parla di carcere sovraffollate, no? Quante persone sono in carcere oggi per reati inerenti alla corruzione? Ditemi voi un numero. 0,200. 0,200. 200. Di meno. 143. Ah, uno c'è andato vicino che ha detto 10, in realtà sono 11. Beh, sono dati del Dipartimento di Polizia Penitenziaria a fine 2013, inizio 2014, che parlano appunto di queste 11 persone, di chissà sfortunati 11 che sono andati dentro. mentre per concussione 26. Però, diciamo, si parla di queste carceri sovraffollate, ma non ho capito di cosa. Mentre in Germania per reati finanziari sono in cella 8.500 persone, cioè per reati inerenti, cioè reati finanziari. Su questa vicenda Mose è la famosa segretaria di Galan, quindi Claudia Minutillo, che nel marzo 2013 decide di vuotare il sacco. Infatti i magistrati gli chiedono: ma questi pagamenti politici erano pagamenti regolari? E lei risponde: sì, pagamenti regolari. Secondo l'accusa, diciamo, ad Orsoli sarebbe stata pagata la campagna elettorale del 2010, a Galan uno stipendio mensile da 1 milione di euro dal 2005 al 2011. Poi Galan ha patteggiato, diciamo, ha restituito 2,6, cioè, ha restituito la metà, perché poi se dal 2005 sono stati inconvenienti, lo può fare, lo faccio. E quindi... Ma soprattutto anche l'imprenditore Baita, voi trovate, diciamo, un verbale di questo imprenditore Baita, una delle persone che è stata coinvolta all'interno della vicenda, che dice, parla in questo verbale di fabbisogno sistematico, cioè lui dice: questi pagamenti, questi tangenti circolavano da così tanto tempo che ormai le persone non ne potevano fare più a meno, e lui dice erano pagamenti crescenti nel corso degli anni. Ma sono state ritrovate anche dei bigliettini, delle annotazioni da parte della Guardia di Finanza con scritto
tangenziali venete, strade regionali, voto 10. Quindi diciamo, questo sistema avrebbe messo le mani non solo su il MOSE, ma anche sugli appalti che riguardavano la costruzione delle strade regionali e delle tangenziali. Questo è un po' quello che è successo, diciamo, al nord con le tangenti e come si manifesta il fenomeno delle tangenti, anche se vi devo dire, io quando vado al nord, le persone del nord non hanno questa percezione che le mafie sono al nord, mentre io ti faccio capire che sono ormai 15-20 anni che le mafie si sono spostate solo al nord. Stanno i soldi. Ci stanno molto. È che lo scambio, diciamo, politico mafioso si manifesta anche al nord. L'ultimo caso emblematico dell'assessore regionale lombardo Domenico Zambetti, che secondo l'accusa avrebbe comprato un pacchetto da 5.000 voti per 200.000 euro dalle cosche lombarde, quindi dell'Andrangheta. Mentre al sud, diciamo, siamo molto più diciamo, carnevaleschi, quindi molto più anche divertenti nel pittoreschi, quindi nel manifestare il fenomeno della, quindi della corruzione. E io, diciamo, prima di venire qui ho detto al signor Savaresi che avevo dei pizzini che facevo leggere a lui, proprio per farvi capire, diciamo, sono degli estratti del libro, quindi nulla di eclatante, che vi spiegano un po', diciamo, come si manifesta questo fenomeno della corruzione al sud. Quindi può leggere il primo, anche perché, diciamo, quindi dobbiamo fare chi sta qua con me, io ho messo nero su bianco, ma poi diciamo pure loro, no? Si faccia assumere un po' di responsabilità, magari ci parli di questo. Ok, può leggere questo di sotto? Sì. Mi viene spiegato che i nostri politici a Roma facevano arrivare a Casal di Principe i finanziamenti per l'imprenditoria giovanile e che tali finanziamenti sarebbero stati incamerati direttamente dal clan attraverso prestanomi o persone che si prestavano a svolgere un ruolo di facciata creando attività ed imprese che una volta presi i soldi poco tempo dopo andavano a fallimento. Ovviamente i soldi del finanziamento finivano in gran parte all'organizzazione che dava solo le briciole o comunque una parte a chi appariva essere il beneficiario del finanziamento. Quindi, come potete vedere, diciamo, quindi, questo a parlare è piccolo Raffaele, in un verbale del 2010, uno dei personaggi, diciamo, legati al clan dei Casalesi che maggiormente conosceva questo sistema, diciamo, quindi tra camorra e politica. Andiamo al secondo pizzino, e qui è il collaboratore. Ok, legge Sergio Puglia. Mi suggerisco che deve leggere Sergio Puglia. Francesco Della Corte. Allora, Francesco Della Corte. Ho già ampiamente parlato dell'onorevole Nicola Cosentino che rappresenta un punto di forza del Casalesi. È la garanzia politica del clan e quando mi sono rapportato ad appartenenti ad altre organizzazioni il fatto che noi casalesi godessimo di un rapporto privilegiato con l'onorevole Cosentino Nicola ci dava un punto in più. Ricordo che anche l'avvocato Filippone, di cui ho parlato in precedenti verbali, con me detenuto presso il carcere di Carinola, che si diceva molto amico del senatore Dell'Utri, nonché persona inserita nella 'ndrangheta calabrese, diceva che noi a Casale stavamo a posto, grazie a Cosentino, che lui diceva di conoscere personalmente. Lo stesso Filippone diceva che noi in Campania avevamo gli appalti che volevamo, proprio grazie al Cosentino. In effetti il Cosentino, ma anche Nicola Ferraro, detto Fugone, ad esempio, si diedero molto da fare per agevolare la realizzazione del costruendo centro commerciale di Casal di Principe. Questo è il secondo pizzino, cioè, quindi, che abbiamo riportato, quindi andiamo con l'ultimo, che è questo qua, che diciamo, vi leggo io e vi fa capire un po', diciamo, quindi, la situazione campana. Solo in Trento la Lucenta, quindi paese e provincia di Caserta, Cosentino in occasione delle elezioni ha raccolto 700 preferenze. Io stesso, è qui a parlare Dario De Simone,
Ho chiesto a varie persone la cortesia di votare Nicola Cosentino. Certamente, quando io chiedevo delle cortesie ai vari amici di Trentola, nessuno me le rifiutava. Un po' tutta l'organizzazione si è occupata delle elezioni di Nicola Cosentino. Per la zona di Aversa si è interessato Biondino Francesco. Per la zona di Lusciano, Costanzo Luigi. Per la zona di Gricignano, la famiglia di Autero Andrea, detto Uscusuto. Per la zona di Casaluce, tale Verona Luciano, detto Utrentulese. Per la zona di Teverola, il ragionier Messina. Era squadra di pallone, quindi che è messa in campo agli ordini dell'allenatore. Quindi, come potete vedere, è addetto di Dario De Simone. Quindi, questo diciamo, succedeva quando c'erano diciamo, delle elezioni in campagna. Che poi questo verbale è un verbale molto bello, perché Dario De Simone nel proseguo vi parla anche di come il clan, attraverso quindi una serie diciamo di personaggi, voleva modificare il 41 bis. Quindi non è solo una questione di trattative stato mafia. Loro parlano in questo verbale, vengono citati anche i nomi del ministro Conso e del vescovo Riboldi, ex vescovo diciamo, di Acerra. C'è questo progetto diciamo di modificare oppure di attenuare quindi il 41 bis. Comunque, tornando sempre alla questione campana, quindi all'elezione, quindi all'interno diciamo, della regione Campania, i pentiti proprio dicono che nel periodo che va dal 2002 quindi al 2009 le elezioni sono state fortemente influenzate dal clan dei Casalesi in Campania. In modo particolare in alcune zone succedevano delle cose abbastanza diciamo, tra virgolette particolari, e loro fanno riferimento proprio alla città, diciamo a questa cittadina di Casal di Principe. Voi nella parte introduttiva del libro e nel capitolo dedicato a Cosentino troverete questo personaggio che si chiama Antonio Corvino. Questo signore di nome Antonio Corvino, quindi secondo il racconto dei collaboratori di giustizia, comprava i voti per 100 euro. Però un altro signore di nome Sebastiano Ferraro, venuto a sapere che Antonio Corvino comprava voti per 100 euro, incaricò, tra virgolette, un personaggio sempre legato alla sfera criminale per diffondere la notizia che lui avrebbe comprato voti per 150 euro. Quindi una sorta, diciamo, di concorrenza. Rilancio. Inoltre non si sa come questo Antonio Corvino riusciva ad avere tra le mani anche i buoni pranzo che servivano alle mamme per mandare i loro figli a scuola, specialmente le mamme più bisognose, quindi farli mangiare nelle mense scolastiche. E lui gli offriva questi buoni in cambio del voto. Il collaboratore di giustizia Laiso Salvatore precisa che questo Antonio Corvino aveva un fratello minore di nome Demetrio ed entrambi fungevano da veri e propri ambasciatori per conto del clan dei Casalesi, cioè dovevano riferire al clan non solo chi vinceva gli appalti, ma anche le semplici ristrutturazioni. In modo che il clan andava da queste persone e imponeva non solo la tangente ma anche le forniture. E dicono diciamo, i collaboratori di giustizia che molto spesso queste forniture dovevano avvenire o presso la CLS di Pastorano, che era una ditta nel 50% delle azioni nelle mani di Nicola Schiavone, o presso la Calcestruzzi di Didiorio. Viene tirato in ballo anche il nome di un certo Bianco Marcello, indicato come una sorta di riciclatore del clan dei Casalesi, cioè riciclava il denaro sporco in attività di lavanderia. E si raccontano anche di delle conversazioni tra Nicola Schiavone e questo Bianco Marcello, con Nicola Schiavone che chiede come andavano le attività di lavanderia nella zona di Frosinone. Tra tutti diciamo, i verbali che ho letto, alcuni sono molto diciamo, divertenti e significativi e vi fanno capire diciamo, la situazione campana. Uno è questo verbale di Tartarone Luigi, datato maggio 2011, che dice Tartarone, dice: guardate, io appartenevo al clan dei Casalesi, fazione Bidognetti Sicola, e un giorno vinsi un appalto da 25 milioni delle vecchie lire per ristrutturare una scuola, e io stesso chiedevo a chi dovevo dare la tangente, cioè lui stesso andava in giro a chi doveva dare la tangente. Ne parla anche con una sua parente
E questa parente gli dice: guarda, al comune di Casal di Principe, nell'ufficio tecnico, c'è un signore che si chiama Vincenzo Schiavone, detto Cenzino, è con lui che devi parlare. Quindi sto Tartarone Luigi va alla ricerca di questo Vincenzo Schiavone, detto Cenzino, lo trova e gli dice: guarda, ho vinto questo appalto da 25 milioni delle vecchie lì, che ti devo dare? E Cenzino dice: ma non ti preoccupare, magari fammi un regalo. E il verbale si conclude con Tartarone che dice che gli ha dato 3 milioni di quelle vecchie lire sui famosi 25. Ma Emilio Di Caterino aggiunge, diciamo, altri particolari. Dice che all'interno di quel comune di Casal di Principe, cioè nell'ufficio tecnico, oltre a Vincenzo Schiavone detto Cenzino, c'era anche l'ingegner Falconetti. E dice Di Caterino: tutte e due facevano a gara tra di loro per chi doveva apparire più bello, più simpatico nei confronti della famiglia Schiavone. Dice Caterina: gli Schiavone era più simpatico di ingegner Falconetti, ma Vincenzo Schiavone detto Cenzino lavorava in quell'ufficio come se fosse a casa sua. Concludo, diciamo, questo mio breve discorso con un altro verbale molto bello, che è quello di Roberto Vargas. Vi sto parlando di un verbale depositato il 25 aprile 2012, quindi non mi sa quanto tempo fa. Allora, cosa dice Vargas? Dice: non vi meravigliate di questo legame tra la Cavour e la politica, perché è un legame che risale ad oltre 12-30 anni fa. Quindi pensate che già negli anni 80 Ernesto Bardellino appoggiava il Partito Socialista e Schiavone la Democrazia Cristiana, tant'è che una volta, lui dice, ci fu anche la venuta di Craxi ad appoggiare la candidatura di Ernesto Bardellino quale sindaco di San Cipriano d'Aversa. Però, aggiunge Vargas, fu Schiavone a capire l'importanza di inserire membri legati al clan all'interno delle amministrazioni comunali, perché inserendo questi personaggi cosa succedeva? Che si costruiva una forte corrente politica sul territorio, e questa corrente politica permetteva sia di avere un forte consenso popolare e, a mio avviso, quindi allo stesso tempo di controllare gli appalti. E quindi ho fatto questo breve discorso, quindi per farvi capire c'è, cioè, il fenomeno della corruzione al nord, al sud. E molto bella anche una frase di Maurizio Prestieri, che è un boss che nella parte introduttiva del libro lui mi dice proprio, mi dice una frase molto bella, cioè dice: che cos'è la democrazia? Lui dice: se per democrazia intendiamo la partecipazione di tutti i cittadini, allora noi mafia, diciamo, noi organizzazioni criminali siamo la democrazia, perché andiamo da tutti e parliamo con tutti. Quindi ho fatto questo breve discorso, non lo so, il senatore vuole dire quella sua, vuole dire due parole, quindi passo la parola al senatore Puglia, poi se avete domande, diciamo, non c'è problema. Grazie. Allora, ci facciamo un po' più vicino. Io questo metto qui, ecco qua, vediamo se riesco, mi sentite giusto? Ci sentiamo? Benissimo. Allora Antonio, io ho dato un'occhiata al tuo libro, no, più che occhiata l'ho letto con piacere. In realtà volevo leggere alcune parti del libro, perché volevo condividere con voi alcune assurdità che però sono la normalità qui dentro. Antonio, quello che ha fatto è un lavoro certosino di approfondimento, ha fatto proprio il topo da biblioteca, come si suol dire. Si è andato a prendere i verbali della magistratura, inoltre si è andato a prendere diversi atti parlamentari della commissione antimafia, dove ci sono le intercettazioni. Prima abbiamo letto alcuni passaggi, dopo ne leggiamo altri, perché i passaggi fanno capire veramente come si muove la mafia. È veramente quella che un po' di tempo fa ci fu un regista che la chiamò la piovra, e realmente è così. Anche quello che abbiamo sentito prima da Antonio, e dopo sentiremo anche, e sapendo ormai come funziona la cosa, anche come funzionano le elezioni, ci immaginiamo questi signori come veramente riescono a penetrare dappertutto e quindi crearsi il consenso popolare. E
Il consenso popolare viene creato proprio attraverso un sistema di soldi e di scambi. Bene, voglio fermarmi anzitutto sul Mose. Perché sul Mose? Perché normalmente io quando sentivo il Mose non sapevo precisamente di cosa si trattasse. E sinceramente tu me lo hai già detto qui, perché non riuscivo bene a capire quest'opera, perché era stata costruita, e il libro me l'ha chiarito. Effettivamente io credo che ci hai speso un bel po' di tempo per farlo, e è interessante, secondo me sono documenti da avere a casa. Ma prima di questo, non so se abbiamo la possibilità, c'è un video che volevo farvi vedere insieme, probabilmente alcuni di noi lo conoscono anche, ma questo video ci introduce anche al ragionamento che stiamo facendo. Bene, vediamo se riusciamo a beccarlo. Partirà. Paglioni di Expo 2015, pieno di luci, ricco di contenuti e di buone intenzioni, ma sotto in superficie. Sotto c'erano cantieri con infiltrazioni malavitose e interessi logistici. Guarda bene. Quelli sono due aparti, il primo è rosso come la Coop che l'ha vinto, l'altro è azzurro, area di Vienne. Due aparti su due, sotto inchiesta. Più sotto c'è il terreno. Prima era verde, ora c'è luce. Era dell'ente Fiera Milano, società parte del comitato incaricato di scegliere i terreni, che ha casualmente acquistato quelli di sua proprietà. Dagli altri diventeranno edificabili. Sotto ancora ci sono oltre 12 miliardi di euro, un bottino di finanziamenti in gran parte pubblici, quindi tuoi. C'era un progetto per una Expo diffusa e sostenibile, ma ci si speculava poco, così li hanno nascosto per bene. Perché sotto sotto ci sono i partiti, di destra e di sinistra. Larghe intese, da Prodi a Renzi, passando per Formigoni e Pisapia, fino a Letta e Renzi. Sotto l'Expo 2015 si nasconde di tutto. Il Movimento 5 Stelle vuole riportarlo alla luce. Se vuoi continuare a salvare, www.sottolexpo.it. Ovviamente dall'Expo, e ovviamente tu già hai citato qualcosa, Antonio, ma volevo leggerlo in modo tale che c'è più chiaro anche chi era precisamente Primo Greganti. Dopo 21 anni Primo Greganti ritorna alla ribalta. Nel 93 finì in carcere per corruzione e finanziamento illecito dei partiti in relazione a una tangente da 1.200.000.000 di lire versati sul conto Gavietta su ordine del Ravennate Lorenzo Panzavolta, presidente della Calcio Estruzzi, ora Greganti. Presidente della Calcio Estruzzi, non leggo bene perché ecco qua, perfetto. Ora Greganti è tornato in carcere, ora. Tangenti versate per gli appalti Expo. Quindi questo in realtà già si conosceva chi era e l'hanno messo apposta lì perché sapeva come doveva gestire la cosa, sapeva come dirottare i soldi e come fare soldi e cioè aveva esperienza. Quando molto spesso no, al Movimento 5 Stelle, soprattutto inizialmente, ci dicevano però non avete esperienza. Ma quale esperienza? L'esperienza è rubata, allora lasciamo stare, non vogliamo sedere. Panzavolta fece decollare Tangentopoli. Nel mese di febbraio Panzavolta raccontò di una tangente da 621 milioni versata nel novembre del 90 anche al PC. PC no, Partito Comunista Italiano, siamo puliti. Greganti in carcere ha sempre negato di questa tangente. La vicenda Expo ha coinvolto figure quali Primo Greganti e Angelo Paris, direttore della pianificazione acquisti Expo 2015. Sapigliate pure a chi state.
giustamente anche lui vecchio volpone, vecchia data. Sul Chaos Expo, per i magistrati, la cupola prometteva avanzamenti di carriera grazie a protezioni politiche a manager e pubblici ufficiali. Un sistema che coinvolge destra e sinistra, e l'abbiamo visto. Un cavò in Svizzera sarebbe servito per custodire mazzette, la ONUS come ufficio operazioni costantemente bonificato per evitare di essere intercettati, funzioni pubbliche vendute e impegnate anche per il futuro, una bustarella consegnata e fotografata dagli inquirenti il 24 aprile scorso. Tutte queste persone discutevano di nomine, di gare e di persone di fiducia da collocare in società come Finmeccanica, Poste e Enel. Ecco a cosa è servita la privatizzazione di questi grandi enti. È servita soprattutto a evitare i concorsi pubblici, perché erano diventati anche un po' più difficili, quindi non riuscivano ad avere il 100% delle persone internamente. Mentre oggi, con la privatizzazione, che poi l'hanno pubblicizzata come se fosse una cosa importante, perché il pubblico non funziona e quindi ci vuole il privato, ci vuole una gestione privata perché è fondamentale, va più veloce, più... Ecco, l'abbiamo visto. Cioè questi controllano le assunzioni, basta una telefonata e fanno assumere le loro persone. Quindi possiamo ben capire poi questo sistema cosa fa. Crea consenso, perché è ovvio che se loro hanno la potenza di assumere un bel po' di persone, poi queste persone si sentono in dovere al momento opportuno di ricambiare. Bene, da Expo andiamo a Mose. Erano gli anni pre-Tangentopoli e Craxi disse: Mose pronto nel 95, sprofondata di 26 centimetri in un secolo, sommersa nel 96 da onde alte 6 metri in mare e quasi 2 sulle case. Venezia, da molto tempo, è un caso internazionale. Si decide quindi di disporre di insediamenti urbani a riparo dalle acque alte, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramento manovrabili per la regolarizzazione delle maree. Il consorzio Venezia Nuova, a cui sono state affidate in monopolio pianificazione, progettazione e realizzazione, non viene scelto con una gara, come dicevi, ma trattativa privata. Funzioni pubbliche pagate con i soldi pubblici sono delegate in toto a un soggetto privato in deroga alle leggi. E i costi? Come dicevi, si cominciò con 1 miliardo, nel 2001 erano 2,6 miliardi, nel 2003 4,1 miliardi, ora siamo quasi a 6 miliardi e speriamo che bastino, giustamente. Con lo scandalo Mose, tuttavia, appena agli inizi, i magistrati auspicano che i lavori proseguano per costruire questo capolavoro dell'ingegneria idraulica italiana. Un progetto unico al mondo, con 4.000 occupati coinvolti nel progetto. Il Mose è l'intervento di salvaguardia ambientale più grande del mondo. Ma per evitare l'affondamento della città, il 90% dei costi è pagato dallo Stato italiano. L'opera è stata completata nell'80%. Se i lavoratori si fermassero ad un passo dalla conclusione, non sarebbe soltanto Venezia ad affondare. Rubavano. E rubavano tutti. Insieme, regolarmente, scientificamente, su ogni grande e piccola opera, grande e piccolo evento, appalto, consulenza, incarico. Questo a parlare è Marco Travaglio con un suo articolo sul Fatto Quotidiano. Il Mose doveva costare 2 miliardi, ne costerà 6, e ora sappiamo anche il perché. A ogni scandalo ci raccontano la favola delle mele marce, la frottola della lotta alla corruzione, l'annuncio di regole più severe, la promessa del rinnovamento, della rottamazione, e intanto continuano a rubare. E ultimamente abbiamo visto che continuano veramente ancora a rubare. Ogni 3-4 mesi esce uno scandalo. E ogni 3-4 mesi in aula fanno finta di mettere in calendario la legge anticorruzione. Ultimamente, prima di andare via questo fine settimana, siccome li stavamo abbastanza pressando e siccome è uscito fuori un piccolo scandalo al Ministero dei Trasporti,
e nei lavori pubblici hanno voluto incardinare, e quindi il bravissimo twitterista del secolo Renzi ha fatto il suo annuncio, e quindi hanno incardinato in Senato finalmente il disegno anticorruzione, che sono mesi e mesi che lo vogliamo discutere, quindi l'hanno incardinato. Bene, il MOSE, in realtà la cosa più assurda, ha dei personaggi che oggi sono ancora seduti in Parlamento, ha coinvolti dei personaggi che non hanno neanche, come dire, soltanto tra virgolette, dico soltanto tra virgolette rosso, la carica di deputato, ma addirittura hanno anche una presidenza di una commissione, che è la Commissione Agricoltura, e faccio riferimento a Galan, al sindaco Giorgio Orsini sarebbe stata pagata la campagna elettorale del 2010 con circa 110.000 euro. Il governatore Galan sarebbe addirittura stipendiato, come si diceva prima, cioè quindi regolari, erano pagamenti regolari. Galan sarebbe addirittura stipendiato dal consorzio imprese con 1 milione all'anno dal 2005 al 2011. Il giudice scrive del totale servimento dei pubblici funzionari costantemente a disposizione del consorzio, che accelerava di iter di approvazione e di rilascio al consorzio stesso. Un sistema in piedi da oltre 10 anni. Per l'ex governatore della Regione Veneto, Giancarlo Galan, oggi deputato del PDL, nonché presidente della Commissione Agricoltura, l'accusa è di corruzione. Le prove nei suoi confronti, secondo il giudice, sarebbero schiaccianti. Dal 2005 al 2011 Galan avrebbe ricevuto un milione di stipendio annuo e 1.800.000 euro per il rilascio di 2 pareri favorevoli ai progetti del consorzio. Oltre a Galan, le mani sulla città più preziosa al mondo le aveva messe un ingegnere anziano, Giovanni Mazzacurati, 82 anni, è stato direttore del consorzio Nuova Venezia per 22 anni. Galan era considerato dai foraggiatori uno stipendiato a vita. L'inchiesta con tangenti fiste, a prescindere dalla singola opera da agevolare. C'era il cosiddetto fabbisogno sistematico, di cui parlavo proprio prima. Pagamento periodico, ossia. Allora, questa è la solita storia. Quindi la storia che in realtà anche quella del MOSE, quella dell'Expo, è la storia che ogni, come dicevo, 3-4 mesi viene fuori. Ma la cosa più assurda in realtà in tutta questa storia è che purtroppo li votano ancora, e noi ormai lo sappiamo benissimo, la difficoltà che si ha a convincere le persone a votare persone normali, persone senza esperienza, questa esperienza qua però. Quindi veramente c'è uno spaccato in questo libro. E ora volevo leggervi un altro spaccato, ed è quello che verte sullo scambio politico elettorale mafioso, lo scambio elettorale politico mafioso, perché è lì che vengono fatti i voti, e viene fatta una quantità di voti veramente impressionante. E volevo leggervi un altro passaggio. E a parlare è un boss, quindi parlo anche un po' come probabilmente immagino che parlasse lui. Io me li andavo a prendere uno per uno, ho portato vecchiette inferme in braccio al seggio pur di farle votare, nessuno lo aveva fatto mai, garantivo che i seggi negli ospedali funzionassero. Pagavamo la spesa alle famiglie povere,
le bollette ai pensionati, la prima mesata di fitto per le giovani coppie. I clan di Secondigliano pagavano 50 euro a voto. Facevamo sentire la gente importante, con un semplice panino e una bolletta pagati. Se la democrazia è far partecipare la gente, come noi siamo la democrazia, perché andiamo da tutti. Cioè, ma vi rendete conto? E poi va ancora avanti, questo è un altro periodo di questa persona, è un periodo in cui ci ripensa un po' a quello che ha fatto. Questa persona è Prestieri. La camorra si divide le zone e così si divide anche i politici. Ci scontravamo ogni volta con i Moccia, ma tu guarda, mamma, che hanno sempre sostenuto il centro-sinistra. Noi festeggiavamo alle elezioni politiche quando vinceva Berlusconi e loro, i Moccia, festeggiavano alle comunali o regionali quando vincevano Bassolino e compagnia. Napoli città è sempre stata di sinistra e a noi ci faceva pure comodo. Tutti quelli di estrema sinistra che a Piazza Bellini o davanti all'Orientale fumavano hashish e erba o si compravano coca, ci finanziavano. Libertà, ah sì, libertà contro il potere, dicevano, contro il capitalismo, e poi il fumo e la coca a tonnellate la compravano. Quindi quelli votavano pure a sinistra, ma poi i loro soldi noi li usavamo per sostenere i nostri candidati di destra. Niente, è fantastico, è uno spaccato. Quindi, e Antonio quindi ha riportato veramente un pezzo di storia in questo libro. Ovviamente io lo terrò veramente custodito e ogni tanto mi faccio le risate anche con mia figlia, perché ho fatto leggere i passaggi anche a lei. È importante condividere con i giovani queste cose. E nel frattempo abbiamo visto cosa succede con lo scambio politico mafioso. Io volevo condividere con voi un momento che probabilmente abbiamo comunque condiviso con tanti di noi, perché in quei momenti, cioè nei momenti in cui in Senato si stava votando la legge contro lo scambio elettorale politico mafioso, parecchi di voi ci erano vicini. Io vi posso dire una cosa di quel periodo, e lo dico proprio con tanta sincerità, piansi quasi. Perché? Perché mi stavo accorgendo di quello che stavano per fare, ossia c'era un disegno di legge che la Camera dà al Senato. Al Senato ci lavoriamo molto bene. Questo disegno di legge è il 948, magari se riusciamo a metterlo. Questo? 948. No, chiudiamo questo e prendiamo il file chiamato 948. Andiamo giù a tutto. 416 terzi. Esatto. Ok. Allora, o di qualunque. Allora, questo è come era stato emesso dal Senato in origine. Eravamo veramente felicissimi, eravamo contentissimi, stavamo al settimo cielo. Erano i periodi forse iniziali, era veramente il periodo iniziale in cui stavamo lì in Parlamento, ossia forse era passato un anno. Facevamo veramente un bel lavoro. Lo leggiamo un attimo insieme. Questo è come era: chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis, cioè la modalità mafiosa, stretto, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero
in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafioso, ovviamente, è punito con la stessa pena della mafia. È cambiato, andiamo al 948b, è andato alla Camera l'hanno stravolto, giusto per ricordarlo a me stesso, la Camera il 55% è del PD, no, ma quello è il PDL che sono mafioso, un 55% del PD, e ce l'ha dato così, non ce l'hanno fatto modificare. Hai voglia di combattere, hai voglia di stare lì, veramente erano delle ore drammatiche per noi, mentre loro parlavano e veramente non si potevano ascoltare, perché ci rendevamo conto che quelle parole nascondevano una falsità immensa. Hanno tolto un bel po' di parti, le parti che hanno tolto sono queste: o di qualunque altra utilità, hanno lasciato altra utilità e hanno tolto qualunque altra utilità. Non sia mai, no, che magari parteggi con il mafioso, ci dai una utilità un po' più come dire, indiretta, perché magari fai intervenire un'altra persona al posto tuo, oppure magari favorisci indirettamente l'associazione mafiosa. E poi quello che hanno tolto è anche ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi, l'hanno voluto togliere, o le esigenze dell'associazione, l'hanno voluto togliere, e hanno voluto togliere anche la stessa pena che si dà alla mafia, invece hanno voluto inserire, quindi abbassando le pene da 4 a 10 anni. Questo è quello che è successo, questo è quello che succede in Parlamento. E adesso vi ho preso anche il giorno in cui era l'ultimo giorno, il giorno finale, il giorno in cui c'è la votazione finale ed è scambio politico mafioso. Facciamo una ricerca, trova Cristofaro. Facciamo trova Cristofaro. Invio. Andiamo giù. Allora, adesso comincia a parlare quello di Sen. Tenete presente che prima di questo noi eravamo arrabbiatissimi, ci sono altre cose prima di questo intervento che fanno capire il clima, era un clima veramente molto pesante, avevano contingentato i tempi, cosa vuol dire? Avevano dato ad ognuno un tempo determinato, li avevano ristretti, avevano fatto una cesoia dei tempi fenomenale. A noi ci avevano azzerato totalmente il tempo. Tenete presente che esistono dei regolamenti parlamentari. Hanno fatto un'interpretazione del regolamento, quindi una cosa che non si era mai fatta, ma non data all'ente preposto, e poi tra l'altro l'ente preposto della giunta per il regolamento comunque è sempre composto dai senatori in maniera proporzionale ai voti, quindi comunque è sempre la maggioranza che decide, però non hanno neanche passato per questa giunta per il regolamento, l'hanno fatto direttamente attraverso tutti i capigruppo di ogni gruppo. Poi per esempio tenete presente che il PDL c'ha tre gruppi, quindi c'ha tre persone nei capigruppi, quindi tecnicamente la tecnica sarebbe quella di suddividere il partito. Quando entri suddividi, per esempio al Senato bastano 12 persone, ti fai un gruppo, ti fai tanti gruppi di 12 persone, così hai una persona per ogni gruppo all'interno della presidenza. Vabbè, questi sono tecnicismi. Comunque parla questo De Cristofaro. De Cristofaro nel suo discorso dice che appoggerà questa modifica, e quindi vuole che venga fatta, quindi fa tutto un discorso della prosopopea che vi lascio stare. Andiamo un po' più giù quando finisce, perché tenete presente che mentre lui parlava, vediamo poi i pezzi finali, mentre lui parlava noi
Allora, e lui dice, l'ho già detto l'altra volta, ed è inaccettabile soprattutto per storie e tradizioni politiche che nel corso di questi anni, quando il Movimento 5 Stelle nemmeno esisteva, hanno visto uomini e donne, militanti politici, dirigenti sindacali, perdere la vita per la lotta contro la mafia. Applausi dai gruppi misti, sempre di vivaci commenti del gruppo 5 Stelle. Vivaci commenti erano ovviamente improperi, ma non ricordo precisamente, ma sicuramente quello che gli dicevamo buffone, bugiardo, menzognero, queste erano le parole. Ho visto l'applauso anche per 5 Stelle. Secondo me ne erano due o tre cioè stavano no, perché non erano ancora tutti allora. E il 16 aprile 2014, quindi un anno fa, era un anno che stavamo lì, e mi ricordavo bene. Penso che la propaganda avrebbe dovuto inchinarsi davanti, vedete le parole che utilizzano, a schiaffi, inchinarsi davanti a tutto questo, c'è questo provvedimento che l'abbiamo fatto così bello, perché quello che a loro interessa è che a livello pubblico si sappia che loro hanno fatto questa legge. Che poi non serve a niente come l'hanno fatto, non fa niente. L'importante è dire esternamente che serve. Dinanzi a tutto questo avrebbe dovuto fermarsi il rispetto che bisognerebbe portare a queste battaglie storiche. Mi stava venendo una parolaccia. E invece questo non è stato fatto. Applausi dal gruppo Misto SL, PD, Scelta Civica, vivaci commenti ovviamente dal gruppo 5 Stelle. Voce dal gruppo del 5 Stelle, viva la libertà. Quindi in quel momento noi quello che dicevamo è libertà, fuori la mafia, dallo Stato, fuori la mafia, poi in maniera veramente forte. Difatti dovettero sospendere l'aula diverse volte. Andiamo ancora più giù, cerchiamo Ravezzi, perché ve lo voglio ricercare? Perché è proprio Ravezzi. L'emblea. Come si chiama? Fravezzi. Questo è simpatico. Allora, andiamo un po' più giù. Ancora giù. Ah, fermiamoci, esatto. Ecco qua. Fravezzi fa tutto un intervento, no? Questo è proprio l'emblema proprio della persona falsa, però che sa mettere insieme le parole bene. Intervengo anch'io con una certa amarezza e un certo disagio, e lo dico anche consapevolmente, ma va. Quando abbiamo iniziato questa legislatura abbiamo assunto alcuni impegni che lei stesso ha preso, Presidente, insieme al Presidente della Camera, anche con l'Associazione Libera, con Don Giotti, sai, tutte queste parole che servivano per dire stiamo facendo questo per voi. Perché per Don Ciotti, l'associazione contro le mafie, insomma andiamo più giù, quindi dice penso quindi che l'obiettivo fondamentale del legislatore, di chi si era candidato ed essere legislatore, fosse quello di mettere a disposizione uno strumento efficace. Certo l'iter è stato complesso e siamo alla quarta lettura, è chiaro quindi che questo fa i conti anche con la ricerca di un largo consenso, ovviamente il nostro è Roma, non so se lo conoscete, insomma si fa sempre sentire in Senato, proteste dal senatore Airola e così via, proteste dai banchi del gruppo 5 Stelle, perché veramente non si poteva assolutamente sentire. Andiamo invece a Puglia, scriviamo Puglia, vediamo cosa faccio, così mi ricordo qualcosa che... Ma lo conosco Allora, andiamo, vediamo. Quello alto... Ah ecco, benissimo, giusto, Fravezzi, allora... Lui continua a parlare, dice delle cose. Signor Presidente, così è impossibile. Sì, perché non lo volevamo far parlare, e quello che ci dicevamo appunto è ma non si può sentire. Sta dicendo tutte menzogne, menzognero. Signor Presidente, così è impossibile, perché appunto ci vuole educazione. Con l'educazione, ma io te posso fregare con l'educazione. E penso che la lotta alla mafia passi anche dai comportamenti, dall'educazione, proteste del senatore Puglia che batte i pugni sul banco. E poi il presidente, quindi dice, ma anche lei, senatore Puglia, perché giustamente anche gli altri, un po' tutti,
protestavamo in quel momento. Giustamente, ma così come avete parlato anche ieri voi, cioè il giorno prima ci hanno fatto parlare. E giustamente io dico sì, ma non si può sentire, come dicevo appunto qua. Quindi questi sono stati veramente dei momenti drammatici, drammatici, perché appunto si poteva fare un bel lavoro e dare finalmente uno strumento forte per questa lotta allo scambio elettorale politico-mafioso, ma si è scelto di no. Io spero che adesso che abbiamo la legge anticorruzione vengano innalzate le pene del 416 ter, perché ci sono degli emendamenti che prevedono l'innalzamento delle pene, quindi spero che passeranno degli emendamenti, anche perché noi prenderemo di nuovo i verbali di questa giornata qui, dove quelli del PD dicevano e vabbè, sappiamo anche degli sopra, poi lo dice pure, e lo sappiamo che abbiamo abbassato le pene, però insomma poi un domani lo le aggiustiamo, e adesso prendiamoci questa. Facciamo uscire fuori la mafia dallo Stato, come dicevamo. Insomma, ho voluto anche con voi ricondividere questi momenti, perché poi è bello ripercorrere un po' quello che si vive in quei momenti, anche perché io leggendo questo libro mi sono venuti in mente sempre questi momenti, mi vengono in mente tutte le volte che questi signori fanno delle leggi che sono chiaramente dei favori. L'ultima, per esempio, anche quella sull'Ilva, là è un favore alla famiglia Riva affinché non venga sanzionata più di tanto. Bene, grazie.